Aiuto. Ciao ragazzi, ben ritrovati in Unlink e benvenuti in questo nuovo video degli acquisti. Ho deciso di portare la serie un po' quando capita e non a cadenza regolare perché la preferisco in questa maniera. Ma oggi, gli acquisti di questo mese sono principalmente a tema Pokémon e ti sbagli? Ma finalmente sono riuscito a mettere le mani su un Game Boy Micro pagandolo tanto perché non si trova a prezzi bassi, in buone condizioni intendo, e anche sul Game Boy Light, che erano praticamente le ultime console che mi mancavano per avere appunto la collezione completa, tranne il Virtual Boy, di una console per ognuna di quelle prodotte da Nintendo. Cominciamo però prima con appunto Destino Splendente, che è una delle più recenti espansioni Pokémon, tralasciando stili di lotta, e ho comprato sia il set fuori classe sia Festa dei Matti, e mi è capitata roba buona, ma il video, nonostante l'abbia registrato, non l'ho pubblicato perché la ripresa non era delle migliori, anche il mio commentary era piuttosto scialbo, quindi ho deciso di non pubblicarlo e fare una mini storia su Instagram. Restando in tema carte, Devastazione, appunto mazzo introduttivo o deck, chiamatelo come volete, è davvero davvero interessante, c'è Giovanni incazzatissimo con la faccetta, mo te faccio vedere io. Ed è davvero bello, condizioni purtroppo neanche near mint, è un po' schiacciato qui, qui è un po' piegato, però è ancora nel suo involucro originale. L'ho pagato 80 euro, adesso ne varrà intorno ai 120, perché sapete che quando ci sono meno pezzi in circolazione, se poi vengono aperti, ragazzi, il prezzo sale ancora di più per roba sigillata. Io questo non lo apro e lo tengo in combo con Maxiguaio, che Maxiguaio è mint, condizioni mint, non ha neanche la più piccola sbavatura, è ancora in cellofanato, vi ho fatto vedere anche il video l'altra volta, quindi insomma questi due in combo potrebbero fruttare un bel po' un domani. Poi, parlando sempre di videogiochi, di cos'altro parlerò su questo canale, Pokémon Perle e Pokémon Platino americani. Li ho trovati da un rivenditore italiano su eBay, che li vendeva a 40 euro l'uno, e ho visto che in America costano più di 40 euro, anche 80-90 dollari sigillati, e questi sono sigillati, quindi ho detto, prendo la palla al balzo, mi compro questi due, tra l'altro sono ancora disponibili in vendita se fate un salto, c'è anche Diamante, ma Diamante non c'era quando ho acquistato questi due, ho detto, vabbè, prendiamoli, magari potranno fruttare un bel centello, neanche fra tanto tempo, qualche mese, se non escono da magazzini strani, copie invendute, rimaste sepolte, vediamo come va. Poi prima di passare alle console, e ne ho davvero tante, questa figure. Questa figure l'ho pagata 15 euro. E voi direte, ma davvero costa solo 15 euro? Beh, sì, se non è propriamente di prima mano. Si trova su Wish. Questa qui, se non la comprate su Wish, ma Amazon o eBay, vi viene a costare anche intorno ai 100-150 euro. Perché è roba fatta bene. Ok? È roba fatta bene. E questa è di seconda mano o comunque ha piccole sbavature sul colore, e comprandola da Wish l'ho pagata solo 15 euro, più 5 di spedizione mi pare. Niente dogana, perché 15 euro, che vuoi mettere la dogana? Comunque il dettaglio c'è, è davvero fatta bene, appunto ripeto, qualche piccola sbavatura sul colore, ma chi se ne frega. Passiamo quindi ora alle console, ragazzi. Ovviamente mi sono dimenticato di farvi vedere la Real Life replica della Pokéball, di cui ho fatto anche un unboxing, quindi magari vi lascio nelle schede il video se volete recuperarlo, oppure no, fate come vi pare. Passiamo quindi ora alle console, ragazzi. Ovviamente Game Boy Light, che è più un pezzo di antiquariato che un Game Boy Light, è tutto graffiato, non funziona bene il tasto d'accensione, la luce sfarfalla. E però appunto lo tengo come da collezione, infatti c'era scritto sul prodotto di chi lo vendeva Faulty, che appunto non è proprio al massimo della forma, però per collezione lo tengo. Poi passiamo appunto al Game Boy Micro, che era la console che davvero mi mancava per completare appunto la collezione, e la scatola è in condizioni decenti, mentre la console all'interno non è mai stata usata, tant'è che quando mi è arrivato il venditore mi ha contattato e mi ha detto dovrebbe esserti arrivata, comunque nella descrizione dell'oggetto non l'ho scritto, ma la console l'ho accesa una sola volta e poi non l'ho più usata, per questo la vendo.
Ok, infatti era ancora in celofanata, il cavo di ricarica era ancora piegato bene, tutti i flyer, tutti i manuali. Mi ci ha messo anche una specie di sacchettino per tenere la console. Che comunque, parlandoci chiaro, sta console fa schifo. Insieme al Virtual Boy, questa è una delle peggiori console prodotte da Nintendo. Schermo minuscolo, tasti. I tasti sono più o meno la stessa grandezza. Però, ragazzi, è una console che non vale il prezzo che costa, cioè, nel senso. Questa è un pezzo da collezione con appunto la scatola ed è venuta a un prezzo, non vi dico quale, ma se vi fate un giro su eBay lo vedete. E tra l'altro, allo stesso prezzo c'erano anche delle console loose, quindi senza scatola, ma erano, alcune costavano anche di più perché erano proprio i pezzi da collezione che trovavi nel Nintendo Club, no? Ai tempi. Oppure solo in Giappone, erano console a tema, tipo Famicom, queste così, no? Che facevano console con un colore particolare, costavano anche alcune 500 euro, ho visto. Anche se proprio dovesse essere pezzo unico, raro, mille copie stampate, un pensierino potrei farcelo, ma no. Poi passiamo a un'altra console che mi mancava, ma in realtà l'avevo già acquistata, solo che non era arrivata in tempo per gli acquisti dell'ultima volta. Ed è la collezione speciale del Nintendo DSi con Reshiram e Zekrom. Allora, perché ho fatto questa prova dell'olfatto? Perché quando mi è arrivata, la console fuori la scocca era un po' graffiata, un po' rovinata, condizioni comunque sia accettabili, e pagata 50 euro, quindi probabilmente venduta da un papà che neanche sapeva il valore originale. Le ultime foto fatte risalgono al 2012, quindi neanche è stata usata tanto. Infatti è perfetta, neanche un graffio precisa. Va benissimo. Ho aperto la scatola e mi è arrivata una vampata di puzza di fumo, di sigarette. E puzza ancora di sigarette. L'ho pulita con detergenti appositi per console, che costano anche parecchio, parti elettroniche, tutto. L'ho fatto prendere aria per giorni interi, 2 settimane ho lasciato il case aperto, ma a sto punto penso che sia il case proprio che si è impregnato dell'odore di sigarette e ragazzi puzza da fare schifo. Non ci gioco, l'ho giusto resettata per avere una console pulita, ma me la tengo così, è giusto la collezione. Poi Pokémon, mio brand preferito. È quello che è. Poi, prima di passare alle ultime 5 console, che sono in realtà solo scocche, poi vi faccio vedere. Charmander che mi è arrivato da un prodotto a scatola chiusa. Era spendi 19 euro e riceverai un Pokémon a scatola chiusa. Vediamo che cosa mi arriva. Fattura buona, scatola un po' ammaccata perché, ehi, se non metti un imballaggio buono, le poste ci giocano a calcio. Quindi. Comunque sia di buona fattura il Charmander, poteva capitare anche Squirtle o Bulbasaur. È stato prodotto nel 2019, mi pare, da coreano o cinese comunque sia, quindi va bene. Li vale 20 euro? Sì, alla fine. È anche più grande di quelli che comunque sia uscivano quando eravamo bambini noi, che costavano 30-40 mila lire e ti davano la metà di questo, quindi alla fine ci sta. Però c'erano tre personaggi, vabbè. Poi le ultime console che vi mostro sono delle scocche. Intanto qui abbiamo un Game Boy Color, che questo sarebbe il mio Game Boy che ho moddato e ci ho messo la scocca di questo Game Boy appunto speciale che era del Pokémon Center. È falsa, ovviamente la cover è falsa, però è una riproduzione davvero davvero fedele. Molto bella, molto, davvero molto bella. Anche questa per il Game Boy Advance del Pokémon Center di New York. Riproduzione anche questa fedelissima. Sì, ci sta, mi piace. Pagate un totale di 30 euro, mi pare. Poi abbiamo queste qui, comprate anche queste per 30 euro. Sono Groudon, Kyogre e Rayquaza. Queste console si vendevano anche. Singole, ovviamente adesso costano anche intorno ai 500-600 euro solo alla console. Queste qui sono false, ovviamente, sono riproduzioni fedeli, ma materiale identico a quello di Nintendo, giusto? Forse leggermente più sottile, ma comunque resistente. Ho fatto la prova della piega, tiene benissimo la piegatura, quindi ci sta.
Quindi, insomma, giusto per tenerle da collezione è perfetto. Bene, questo era tutto quanto quello che avevo da mostrare per questo episodio. Comunque sia acquisti che vanno ovviamente ad aggiornare, a completare, ad ampliare la mia collezione. Alcuni pezzi prima o poi li rivenderò, per il momento accumulo perché quando vedo una cosa non riesco a resistere, specialmente se è del mondo Pokémon e quindi devo assolutamente averla. E cerco anche però di trattenermi perché sennò compro in maniera compulsiva, non mi controllo. Comunque, per questo video è tutto, raga, e come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!